Questa volta il nostro museo diocesano ha pensato ad una mostra che avesse diverse valenze, una di realismo, di attenzione, cioè dire a quel fenomeno della migrazione di cui la nostra terra, la Sicilia, possiamo dire la porta o il porto di approdo almeno dal Nord Africa. E l'abbiamo fatto con un autore di eccellenza, quale Giovanni Giudice, il quale con la mostra Il rumore del mare, ecco, ci porta dentro la verità, possiamo dire, dentro il realismo di questo fenomeno così complesso, così articolato, così diversificato, ma anche così ormai stabilizzato, perché non possiamo più pensare che sia un fenomeno passeggero, transeunte. E infatti questi quadri ci introducono in maniera molto realistica nei drammi, nelle vicende affettive, ma anche drammatiche di questo fenomeno che non riusciamo del tutto a comprendere né con l'intelligenza, perché ha bisogno soprattutto di essere compreso, di essere accolto con il cuore. E con questa mostra durerà 6 mesi, quindi fino all'inizio del prossimo anno, per dare a tutti la possibilità di una riflessione attenta, di una riflessione impegnata ma anche impegnativa, perché per davvero questo fenomeno non ci passi sopra le teste, ma ecco, noi abbiamo il coraggio, la forza, la capacità di gestirlo e di gestirlo nel migliore dei modi. Quindi Il rumore del mare serve a risvegliare ancora una volta le nostre coscienze, la nostra intelligenza e il nostro cuore, per aprire e spalancare gli occhi e soprattutto la mente, l'intelligenza e il cuore, perché questo fenomeno o lo gestiamo, ci gestisce o ci travolge. Ecco, noi sappiamo che non è un fenomeno impersonale, perché dietro ogni volto c'è una persona, c'è una storia, c'è una vicenda umana veramente a volte drammatica, veramente a volte ecco intrigante. Allora ci auguriamo che anche questo sia un tassello, perché questo fenomeno ecco incominci ad essere attenzionato con tutta l'intelligenza e il cuore di cui ha bisogno. Allora io ringrazio Giovanni Giudice, ecco, che ci ha dato questa possibilità, ma anche ringrazio tutti coloro, gli organizzatori, ma anche coloro, ecco, le gallerie private, ecco, che hanno messo a disposizione i quadri ormai di loro proprietà, perché una raccolta, un concentrato di opere così importanti, così belle, ma anche che suscitano così tanti punti interrogativi, possono essere per davvero un momento di richiamo, di riflessione, di attenzione per tutti noi. Mi auguro per davvero che questa mostra abbia un esito i cui risultati positivi possano essere a vantaggio sia degli immigrati, sia di noi siciliani, che dobbiamo ancora avere un cuore grande per accogliere la storia così come si presenta. Il mio è un lavoro che si incentra molto sul territorio dove vivo, e il tema degli immigrati non è stato meno a quello che è già il mio bagaglio di lavoro fatto di bagnanti, di questa idea di vita che c'è in Sicilia, per cui ho ritenuto già da molti anni dover affrontare il tema, seppur drammatico, in chiave di quel che definisco un girone dantesco che si svolge nella nostra costa, questo carnaio umano che arriva e che cerca anche fra i popoli una integrazione. Quindi è un ciclo che parte da lontano 2002 e che ha avuto una durata di circa 12 anni con non tanti lavori in realtà, perché il ciclo non è stato compiuto se non oltre le 30 opere in 12 anni. Io sono un artista che produce poco, ma proprio per ragioni anche di non essere speculativi al tema. È un tema drammatico, un tema che vede l'uomo nella sua sofferenza. In questo sono stato il primo artista a parlarne, e quindi al di là, diciamo, di quello che può essere un primato, il linguaggio che si ha attraverso una pittura realista è un linguaggio che deve trovare anche una necessità di rappresentare l'uomo sotto questi aspetti. La diocesi di Caltagirone si è interessata sensibilmente al mio lavoro, perché avevo presentato questo lavoro a Palazzo Medici Riccardi in occasione della Milanesiana lo scorso mese. Sensibilmente Don Fabio Raimondi e Sua Eccellenza hanno ritenuto
dover portare anche questa mostra in Sicilia, che ho accolto appieno perché è un'idea straordinaria e credo sia l'unica tappa in Sicilia dove si possono ammirare per la prima volta tutto il ciclo delle opere di questo tema, per cui davvero faccio i complimenti alla Curia per questo straordinario lavoro che non è solo in sé l'idea, ma ha la capacità e ha la competenza di realizzazione. Un lavoro fatto anche di minuzia, ma soprattutto di competenza. Quindi questo va, diciamo, dà merito a Don Fabio Remonti, a sua eccellenza e a tutta l'equipe che si è spesa anche attraverso il mio amico Angelo Mangiavillano, all'architetto Savatteri. Abbiamo avuto davvero una squadra straordinaria e sono molto molto contento di questo allestimento, di quello che è il percorso della mostra. L'assessorato regionale al turismo della Regione Siciliana, nella persona dell'onorevole Antonio Barbagallo, assessore regionale al turismo, è felice e onorato di poter concorrere insieme ad altri enti, al Comune di Caltagirone, a rendere possibile che oggi si inauguri una mostra di straordinario valore pittorico, Il rumore del mare, i migranti di Giovanni Iudice, ma una mostra che induce alla riflessione su un tema drammatico dei nostri giorni. Credo che il tema si possa racchiudere nella bellezza, la bellezza pittorica delle opere di Iudice, ma anche la bellezza di un popolo, il popolo siciliano, il popolo dell'accoglienza, della tolleranza e della multiculturalità. Ci auguriamo che questo evento, che rappresenta una eccellenza tra le mostre in Sicilia in questi mesi estivi, possa sostenere l'economia del turismo della città di Caltagirone e, insieme alle iniziative messe in campo dal Comune di Caltagirone, possa arricchire e qualificare l'offerta turistica della città di Caltagirone, anche attraverso il Museo Diocesano, polo museale di eccellenza in Sicilia, che abbiamo sostenuto e promosso a Paola all'interno della Fiera del Turismo Religioso e che di anno in anno migliora e qualifica sempre di più la propria offerta museale. Un lavoro difficile, detto a mo' di presentazione di questa iniziativa, difficile e dalla durata eccezionale, appunto ben 6 mesi, sono un'opportunità per turisti e non per avvicinarsi all'opera di Giovanni Iudice. Sì, in effetti è stato un lavoro abbastanza difficile poter recuperare queste opere, ovviamente sono quasi tutte dell'avvocato Iannaccone e di altri avvocati che si trovano sul territorio lombardo, quindi il trasporto, l'assicurazione ha avuto effettivamente il suo peso, però ne è valsa la pena perché la possibilità di poterle esporre per un tempo così ampio darà alla città e non solo alla città, soprattutto ai turisti, la possibilità di poter vedere delle opere di questa importanza, entrando un po' in questo mistero che quasi sembra solo visto in televisione, invece qua hai la possibilità proprio di entrarci dentro. E questa esperienza sarà, come dire, scansionata anche nell'arco di questo tempo con ulteriori eventi che cercheremo di fare a suo tempo e di pubblicizzare perché la mostra venga fruita ancora una volta, perché non vale la pena vederla una volta soltanto, bisogna ritornarci per poterla vedere con attenzione e con il tempo necessario. Ecco, il tema dei migranti è sicuramente un tema di grande attualità, attraverso il quale immagino intendiate anche lanciare un vostro messaggio. Sì, certamente i migranti è stato un tema scelto in maniera particolare perché volevamo dare il messaggio, così come dice anche il Vescovo, che di fatti i migranti siamo tutti noi. Il migrante è colui che esce dalla sua terra per andare in un'altra terra in cui ci sia l'opportunità di trovare la felicità o una voce di speranza. E un po' questo lo siamo tutti, perché siamo sempre alla ricerca della felicità, alla ricerca di una terra che ci dia la pace interiore, la soddisfazione piena e soprattutto la fratellanza, il non sentirsi diversi, il sentirsi accomunati dall'unica vera realtà che è quella di essere creature e creature sotto lo stesso cielo. Tante opere, un unico filo conduttore. Sì, certo, questo è il gruppo del lavoro che ha fatto Giovanni Iudice sui migranti, è un lavoro che lo ha impegnato per 10 anni, io ho seguito il lavoro di ciascuno di questi quadri, vi posso garantire che c'è un sacrificio gigantesco, anni e anni di lavoro disinteressato, perché poi il mercato in quegli anni non recepiva neppure questo tipo di opere, tant'è vero che sono quasi tutte mie e quelle che non sono mie sono dei miei più cari amici a cui le ho fatte comprare.
però è qualcosa che rimarrà, questo ciclo rimarrà nella storia dell'arte della Sicilia e del paese, perché Giovanni Iudice è stato il primo al mondo a dipingere i migranti. Ecco. E questo sicuramente è un merito enorme che gli va riconosciuto. Cosa si attende dal pubblico siciliano e non rispetto a una mostra che ha una durata, lo ricordiamo, notevole, ben 6 mesi? Beh, io mi aspetto che i siciliani vengano a vedere questa mostra anche per rendere omaggio a un ragazzo che aveva un talento straordinario e avrebbe potuto tranquillamente lasciare la Sicilia, lasciare Gela per andare a lavorare nel nord Italia e chissà perché no anche all'estero. Invece ha voluto, consapevolmente, sapendo di rischiare la carriera, ha voluto rimanere qui per stare insieme ai siciliani e ha fatto qualcosa di grandioso. Questo ciclo fa capire come dal ristretto, dall'angolo della Sicilia si può guardare al mondo, perché gli immigranti ci cambieranno la stessa nostra esistenza, e non solo quella dei siciliani, non solo quella degli italiani, e questo l'ha visto Giovanni Iudice per primo. Io spero che i siciliani gli rendano merito per questo sacrificio, per questa grande poesia che lui ha realizzato. Un tema di grandissima attualità, certamente di grande drammaticità, ma anche di enorme responsabilità per tutta l'umanità, diventa a Caltagirone parte di un'offerta turistica molto articolata ed importante, come in questo luglio calatino 2017. Grazie alla diocesi di Caltagirone e quindi a quanti vi hanno messo mano, a cominciare da Sua Eccellenza Monsignor Peri, la diocesi stessa contribuisce ad offrire una offerta turistica ed una immagine della città assolutamente di rango, assolutamente importante. E quanto del resto chi viene qui da visitatore e da turista vuole vedere ed intendere. Tutto ciò avrà un ulteriore momento, un ulteriore passaggio tra qualche giorno, quando saranno aperte altre sale, in questo momento in fase di allestimento a Sant'Agostino, quindi nella sede del Museo Regionale della Ceramica, e così con la rivisitazione in chiave più funzionale, più moderna, dei musei civici della nostra città. Bene, grazie davvero, grazie di cuore alla diocesi per questo sforzo che è certamente organizzativo e logistico, ma che la dice lunga sulla sensibilità culturale e l'attaccamento nei confronti della città di Caltagirone e della intera sua diocesi. È questo il cammino intrapreso, è questo il cammino che deve portare la nostra città ad un'offerta complessiva dal punto di vista turistico di tutto livello.